cambio al vertice dell'azienda di soggiorno e turismo di Cava dei Tirreni. All'uscente Filippo Riasco è subentrato il cavese Carmine Salzano, che ha lasciato la carica di assessore dell'amministrazione Galdi per quella che fu di Enrico Salzano. L'auspicio della città è che questa nostra città possa ritornare realmente ai tempi degli anni 80, insomma, quando l'azienda di soggiorno era promotrice di tante iniziative. Gli auguri di questi tempi sono sempre caduti nelle accette, soprattutto quando vengono dal cuore e dagli amici di tante battaglie, come quelle che dobbiamo fare sul campo della promozione turistica nell'azienda di soggiorno, come quelle che abbiamo fatto come assessore nel comune di Cava dei Tirreni, che lascio con un po' di amaro in bocca, ma nell'impossibilità di poter portare avanti due incarichi contemporaneamente e con incarichi di pari responsabilità, di pari importanza, importanza anche nei confronti della città, che merita un impegno per ogni singola cosa pieno e assoluto. Ecco, quello che ci colpisce, il suo è un mandato senza soldi, diciamolo chiaramente, insomma, e questo ci fa pensare che lei, il suo legame alla città, alla storia, alla cultura, alle tradizioni cittadine, quindi il suo impegno sarà maggiore, dobbiamo ritenerlo, perché quando le cose si fanno con amore, come lei diceva, ma e spassionatamente, quindi senza compenso, io credo che vengano fatte bene e durature. Certamente, questo è un incarico gratuito, io ho preferito accettare un incarico gratuito rinunciando a uno remunerato, comunque anche di grande importanza l'altro precedentemente. Credo proprio per potermi impegnare di più rispetto a questo, che è importante per portare ancora avanti, finché non c'è una nuova legge, non troverà attuazione, il nome prestigioso di Cava attraverso l'azienda di soggiorno e turismo, che ha rappresentato la storia di Cava, per cui non c'è bisogno di enunciarlo, di osannarlo, perché è la storia di Cava. I primi progetti che porrà in cantiere? Per fare un progetto, intanto ci siamo già in un cantiere aperto, quindi delle cose sono state portate avanti e si continuano a fare. Credo che però l'intuizione che è stata data anche dal sindaco Galdi di puntare nel raggruppare gli eventi sul Medioevo in un periodo storico sia una cosa sulla quale bisogna ancora puntare, proprio perché, come si è visto, rappresenta in qualche modo un aumento del flusso turistico, che è l'obiettivo vero dell'azienda, è quello di guadagnare l'economia attraverso il turismo. Ci sono però una serie di associazioni molto meritevoli, che pure loro come me operano senza scopo di lucro, per cui quelle hanno portato turismo, portano turismo e portano anche cultura. Io ho detto al direttore Galdi, che in realtà ho anche avuto la fortuna di avere come collaboratore all'azienda, di avere quindi da oggi, noi dobbiamo essere una sorta di incubatore, cioè far crescere le associazioni in rapporto alle cose che si fanno per promuovere le attività culturali e turistiche, perché tutte queste cose, anche quelle sportive, portano gente a Cava, aumentano i flussi turistici, aumentano insomma l'appetibilità del territorio cavese anche all'esterno. Quanto purtroppo di negativo abbiamo registrato nella settimana rinascimentale, non lo dovremmo più vedere. Ecco, lei che è vicino da tanti anni al settore folcloristico e culturale cittadino, parlo della TSC, parlo di tante associazioni che hanno dato tantissimo, però purtroppo le location non erano ideali per realizzare quegli eventi. Parlo di Piazza Amabile, assessore. Chiedo scusa, commissario. Commissario ex assessore da oggi, ma guardi, il problema tecnico è un problema risolvibile, però su questa cosa credo che si dovrà riflettere con l'amministrazione comunale e con le associazioni che organizzano, che appunto l'associazione Tromboneri, Sbandieratori e Cavalieri, sulle modalità. Però il successo di pubblico è una cosa, l'organizzazione tecnica è un'altra cosa. Se le due cose camminano assieme andiamo bene, e credo che su queste cose daremo anche a noi una mano, sicuramente soprattutto nel poter promuovere questo, che è un grosso evento internazionale che però resta nell'ambito cavese, all'esterno. Quello che bisogna fare, il tentativo è in parte riuscito, perché bisogna veramente dire che l'organizzazione, se da un punto di vista della location, ha avuto delle problematiche, poi dal punto di vista dell'organizzazione dell'anno scorso, ha avuto delle possibilità in più di poter incidere sui mercati, come i flussi turistici esterni. Le due cose camminano assieme, bisognerà migliorare sicuramente le cose, se funziona uno deve funzionare anche l'altro.
La scelta di Salzano di lasciare l'incarico di assessore per quello di commissario dell'azienda di soggiorno cavese si inquadra nelle prospettive della nuova legge regionale sul riordino del settore turistico al vaglio della commissione cui è presidente il cavese Giovanni Baldi e che quanto prima arriverà all'approvazione in consiglio. Onorevole Giovanni Baldi, ecco, lei ha voluto sottolineare l'importanza di questa nuova legge regionale, quindi l'abolizione dell'azienda di soggiorno e degli EPT, quindi la centralità che assumerà poi Cava dei Tirreni nel contesto turistico provinciale. Sì, nella nuova legge regionale ci saranno i sistemi turistici locali che coincideranno con il piano sociale, il piano sociosanitario, quindi Cava dei Tirreni inserito nel piano S2, Cava Costa d'Amalfi, sarà anche così il polo turistico locale o distretto turistico locale. Quindi Cava diventerà capofila della programmazione turistica insieme agli altri sindaci della Costa d'Amalfi. Questa è una cosa importantissima che diciamo quindi coniuga anche l'azione che i sindaci della Costa d'Amalfi fanno insieme a Cava dei Tirreni nel piano sociale, quindi sarà tutt'uno e sono sicuro che tutti i sindaci collaboreranno per fare in modo che anche le città dell'entroterra possano sviluppare un turismo migliore rispetto a quello che è avvenuto in precedenza. La regia ovviamente resterà in capo alla Regione Campania. La regia attraverso l'agenzia regionale resterà, la programmazione ecco, delle attività resterà in capo alla Regione Campania attraverso un'agenzia centralizzata e in periferia ci saranno questi poli turistici che opereranno praticamente e determineranno le attività sul territorio. In chiaro oscuro i dati su arrivi e partenze turistiche a Cava nel 2013 al saldo positivo di 4.756 presenze in più rispetto al 2012 si registrano 2.368 arrivi in meno. In pratica sono arrivati 24.692 visitatori rispetto ai 27.060 del 2012, ma hanno soggiornato più giorni. A crollare il dato dei bed and breakfast che dai 959 arrivi del 2012 sono passati ai 251 del 2013. Se si considerano le presenze, il dato è ancora più sconfortante. Dalle 2028 presenze del 2012 si è passati alle 449 del 2013. Dai dati che abbiamo presentato questa mattina sulle presenze turistiche nella nostra città emerge che nonostante un calo delle presenze degli italiani sicuramente legata alla crisi economica, l'incremento considerevole delle presenze straniere fa sì che complessivamente si registri un aumento di circa 5.000 presenze turistiche a Cava. Anche le presenze degli italiani ridotte in numero aumentano in pernottamenti, quindi in giorni di permanenza a Cava e quindi vuol dire in giorni anche di shopping nei nostri negozi, di conoscenza della nostra città e ci auguriamo quindi che con le prospettive di soluzione della crisi il turismo italiano possa tornare, quello straniero possa crescere ulteriormente e quindi la vocazione turistica di Cava dei Tirreni possa veramente realizzarsi. Questa è la grande speranza per il futuro della nostra economia, per il futuro dei nostri giovani. In un momento in cui altrove, in Regione Campania, in provincia di Salerno, le presenze turistiche si riducono, a Cava dei Tirreni continuano in un trend che è quest'anno del 10% in più rispetto allo scorso anno e che è sicuramente significativo. Peraltro abbiamo avuto il grande piacere che la Regione Campania ha attribuito al nostro assessore, architetto Carmine Salzano, il ruolo di commissario straordinario dell'azienda di soggiorno in attesa della nuova legge regionale di riorganizzazione del settore turistico. Carmine è persona con la quale abbiamo lavorato benissimo al comune nei ruoli che ha avuto, è stato un grande protagonista della stagione di pianificazione urbanistica a Cava dei Tirreni. Continueremo a lavorare con lui su questo segmento dello sviluppo economico della città che è la vera prospettiva, ripeto, per la crescita economica di Cava dei Tirreni. Ha deciso con grande, devo dire, responsabilità e coraggio di rinunciare al ruolo di assessore, peraltro un ruolo sia pur non particolarmente ma remunerato, per accettare invece un ruolo gratuito, quello di commissario straordinario dell'azienda, perché ha ritenuto che i due incarichi fossero incompatibili come tempo, dando peraltro un grande esempio di moralità pubblica. Quindi grazie a Carmine Salzano per ciò che ha fatto come
come assessore al nostro comune, per ciò che farà come commissario straordinario, implementando sempre di più un segmento che dà speranza soprattutto ai nostri giovani. Resta confermato un nodo strutturale storico della città, quello dei posti letto. Anche l'ostello della gioventù purtroppo è naufragato per la struttura ormai fatiscente e non più in linea con gli standard richiesti. Al palo anche la realizzazione di nuovi alberghi come quello da decenni auspicato nel complesso di San Giovanni in pieno centro storico, ma che non ha finora trovato imprenditori interessati all'investimento. Senza ricettività e posti letto, difficilmente Cava dei Tirreni potrà trovare una collocazione tra le città turistiche salernitane.